Di nuovo buonasera, vi do il benvenuto perché qui con me è arrivato il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni, a cui do il benvenuto. Grazie per essere nei nostri studi e per raccontare insieme ai suoi concittadini quello che sta succedendo nel comune di Fossombrone. Buonasera a voi. Vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta: 0721 86 14 33 oppure un messaggio breve su WhatsApp al 338 4968 250. La città di Fossombrone è pronta ad accogliere l'ottava tappa del Giro d'Italia. Circa una settimana fa al palazzetto avete presentato quello che è l'arrivo di tappa alla cittadinanza con ospiti prestigiosi, video anche molto interessanti. Ne andremo a parlare tra poco. Ora si continua a lavorare per strade e decoro. Grazie appunto al Giro, sindaco. Sì, grazie al Giro. Non mettiamo a posto le strade perché abbiamo il Giro, ma grazie al Giro mettiamo a posto le strade, che è diverso. Cioè, sfruttiamo questo grande evento per riuscire a dare ancora più decoro alla nostra città, che merita sicuramente tutti gli sforzi relativi a una sistemazione di strade, relativi alla riorganizzazione dell'insieme della nostra tessuto urbano. Di chi è il merito? Del Comune sicuramente, ma c'è dietro un grande lavoro anche da parte, un appoggio da parte della Regione e del Giro stesso? Sì, il merito di Fossombrone è quello di essere riusciti a intercettare questo grande evento, ma non sarebbe stato possibile senza l'aiuto della Regione, del nostro Presidente che ci ha dato una grande mano, e mi corre anche l'obbligo di ringraziare pubblicamente l'assessore Baldelli, che ci è stato molto vicino ed è stato molto presente nel cercare di darci tutto il supporto economico in primis, ma anche di relazioni per cercare di avvicinarci a questo evento nella migliore maniera. Stiamo guardando in questi istanti le immagini che ha girato il nostro operatore video durante quella domenica, quella presentazione. Ecco, vediamo anche gli ospiti. Dicevo, lei ha voluto fortemente, in particolare un video, l'orgoglio di essere fossombronesi. Beh, non è che lo voglio io, è semplicemente un dato di fatto. Quelli che abbiamo visto nel video non sono nomi inventati, ma sono realtà che appartengono a Fossombrone, e leggendoli ovviamente ci deve riempire d'orgoglio, deve ovviamente in primis per il sindaco darci questo senso di responsabilità di rappresentare una cittadina che ha un valore storico, un valore di fatto è contaminato da personaggi unici. Andiamo a leggere qualche domanda. Le chiedono intanto che cosa ne pensa del biodigestore che la ditta Ferrogna vorrebbe costruire a Barchi. Abbiamo visto anche una manifestazione di protesta nel corso del nostro telegiornale. Qual è la sua opinione? Ma la mia opinione è semplicemente, non voglio e non vorrei entrare nel merito, ma non per essere latitante da un problema così molto vicino a una comunità che in qualche maniera ha diritto a fare tutte le sue dimostrazioni, però credo che questa cosa sia anche un qualcosa che è stato organizzato e in qualche maniera come dire provato a metterlo insieme già da un po' di tempo, quindi ci sono dei risultati che frutto del tempo e non frutto di un episodio così eccezionale. Le chiedono anche che cosa ne pensa della riapertura della ferrovia Fanurbino per la vallata del Metauro e che ruolo strategico ha assunto l'amministrazione, visto che dicono, a differenza della Fabriano Pergola, tutto tace. Secondo lei è importante? Ma guardi, sinceramente, tutto è importante qualora alla fine abbia un senso logico. La ferrovia in sé per sé non avrebbe nessun senso se intorno alla ferrovia non si crea un qualcosa che in qualche maniera valorizza questo che è un investimento e cerchi anche di dare un senso compiuto a un enorme sforzo che comporterebbe un lavoro così importante. In linea di massima non sono contrario, l'importante è che sia visto come un progetto che sia coordinato e sia anche di supporto a certi tipi di attività che lungo la ferrovia dovrebbero nascere e in qualche maniera attirare l'attenzione di tutti i visitatori. Le racchiudo due domande in una, vado a ricercarla anche qua.
La prima, buonasera Sindaco, può farci sapere se sarà possibile avere a Fossombrone un cinema teatro o quantomeno un locale con funzione di contenitore utile per tante iniziative? Se sì, le chiedono anche le tempistiche. Poi ci scrivono, è assurdo che il cinema sia inutilizzato da 20 anni, visto che nessuno vuole saperne, non sarebbe opportuno adattarlo a spazio teatrale, visto che Fossombrone ha il triste primato di unico comune pesarese che ha demolito il proprio teatro anziché restaurarlo? Guardi, la mia posizione su Fossombrone su questo tema è molto chiara. Io sono un fautore del cinema teatro, non solo, l'ho promesso a chi in realtà ha creduto in me e farò qualsiasi sforzo per portarlo a termine. Sulle tempistiche, e questa è una cosa comune che sanno tutti, quanto mi stia impegnando su questo. Ovviamente le tempistiche non dipendono da un tipo di lavoro che in qualche maniera è pianificato, ma nel mettere insieme, diciamo così, alcune volontà che non sono bene definibili in un lasso di tempo, con la speranza che porti tutti al buon senso per riuscire a riattivare un qualcosa che, ripeto, è perfettamente d'accordo con chi le ha posto la domanda, che non è possibile dopo 20 anni lasciare un posto che necessita la comunità al totale abbandono e al totale degrado. Parliamo adesso di viabilità pericolosa, in particolare lungo la Flaminia a San Martino del Piano di Fossombrone. State pensando di attuare qualcosa, di trovare rimedi, come ad esempio delle telecamere per rallentare, per cercare di ridurre la velocità dei mezzi? Non so con quale mezzo, perché ovviamente non voglio entrare in qualcosa che non ho una conoscenza specifica, ma certo è che ridurre una velocità in posti così pericolosi credo che sia un obbligo e un dovere di un'amministrazione. Non mi riferisco all'incidente che è successo ultimamente, ma quello è evidente che è un posto sensibile, è un posto che dobbiamo tenere con monitorato con estrema attenzione affinché non si verificano incidenti di ben più importanza di quelli che fortunatamente sono successi. Ma insieme con questo posto che è San Martino, ma anche l'altro ingresso opposto di Fossombrone, è assolutamente importante che i due ingressi siano gestiti in maniera saggia e in maniera attenta, soprattutto sulla velocità. Invece in Viale Gramsci è stata superata la prova del mercato, manterrete questo senso unico? Ma sembra che la cosa funzioni, abbiamo fatto un periodo di prova, non vedo il motivo per cui dovremmo cambiarlo, io ritengo che sia una buona idea quella adottata, credo che sia anche giusto mantenerlo. Le chiedono come mai il tetto della scuola primaria del capoluogo è nuovamente per l'ennesima volta gocciolante nelle aule, è successo già diverse volte, il tetto è molto vecchio, è possibile intervenire? Purtroppo, ahimè, non è soltanto una scuola, ma tutti i plessi scolastici hanno bisogno di un grande intervento. Assolutamente interverremo compatibilmente con quello che sono le risorse, ma nella nostra agenda dei lavori da fare è sicuramente al primo posto quello di mettere in sicurezza tutti i plessi scolastici e dargli il minimo di dignità che serve per ospitare i nostri ragazzi. Due domande sulla sanità. Non sarebbe più importante investire soldi nell'ospedale e lasciar perdere la ferrovia? Un altro, caro sindaco, facciamo qualcosa di più per l'ospedale, ce lo avevi promesso, dice il telespettatore. No, ma questo non c'è alcun dubbio, io ho promesso, è cosa che mantengo, ho un rapporto costante con tutti gli operatori e vado spesso nel mio ospedale, nel mio come cittadino. È ovvio che il tema sanità sanno tutti che è estremamente complesso, come sanno tutti che spesse volte si usa il tema della sanità come slogan per fare demagogia politica. È una cosa estremamente importante, estremamente seria. Io ribadisco al mio cittadino che ho promesso di fare il possibile, ma ho sempre detto che la sanità
non è un rapporto diretto con l'amministrazione, anche se quest'ultima ha il dovere di ottenere e portare a casa il miglior risultato. Dalla regione in questo caso? Dalla regione, ovviamente. Ovviamente, perché la nostra sanità dipende dalla regione, da un piano estremamente complesso. Siamo in piena, diciamo così, in pieno cambiamento. Stiamo monitorando, tant'è che a Fossombrone è stata anche, e io ho accolto, e ho anche tra i promotori, di aver accolto una commissione sanità che è composta sia dalla maggioranza che dalla minoranza, perché su un tema così importante come la sanità io credo che bisogna farla finita con speculazioni politiche, ma bisogna e dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato possibile e il miglior risultato per i nostri cittadini. Nella frazione di Calmazzo è chiusa da circa 3 anni la scuola elementare. Quando verrà riaperta? Ma ci stiamo lavorando. Ho promesso a quelli, alle persone della frazione di Calmazzo, e mantengo quello che ho promesso, perché questa è una cosa che non dipende dalle volontà soggettive di alcune persone, ma dipende da un piano di lavori che riteniamo, nel tempo che abbiamo previsto, vale a dire di un anno, dall'epoca dei lavori, di portare a termine. Quindi contiamo, se non all'inizio, ma questo è quello che stiamo puntando, del prossimo anno scolastico, ma stiamo cercando di portare a casa quel risultato che era stato previsto. Le chiedono se per il biodigestore di Barchi, credo sia in accordo con i cittadini che protestano, per Fossombrone alla ditta di bitume in zona Gilardino, che fine farà? Sarà realizzato oppure si darà ascolto ai cittadini che hanno costruito un comitato contro questo insediamento? Il compito dell'amministrazione in tal caso non è quello di star a sindacare se si apre o non si apre un qualcosa che è normato e previsto. Il nostro compito è quello di far rispettare le regole, di far rispettare quelli che sono i vincoli e far rispettare quelli che sono la salute dei cittadini. Su questo ovviamente ci sono degli enti preposti, non si può stare a sindacare che un sindaco o un'amministrazione possa intervenire se una cosa è giusta, una cosa è sbagliata di fronte a un qualcosa che è normato. Il nostro compito è far rispettare le norme e le regole. Buonasera Sindaco, ma sarebbe molto più importante dare priorità alla sistemazione delle strade, tra cui San Lazzaro, far rinascere l'ospedale e abbattere la REMS anziché investire su cinema, teatro e ferrovia. Quindi insomma, per qualche telespettatore le priorità sarebbero diverse. Quindi, cioè, non ho capito bene quale sarebbe la priorità di questo telespettatore. Sistemazione delle strade, ad esempio a San Lazzaro, appunto l'ospedale, e abbattere la REMS. Beh, adesso abbattere un complesso che non è il nostro credo che ci sia qualche tipo di problema, suppongo, visto che la REMS non è di proprietà del comune. Credo che un buon senso sarebbe quella di trasformarla o comunque dargli un senso logico a dei denari che sono stati investiti della comunità. Per quanto riguarda la strada di San Martino, di San Lazzaro è la strada che sì, è prevista già di asfaltare, anche qui grazie a un copioso aiuto della regione messaci a disposizione su una strada comunale, e lo dico in maniera molto aperta. È previsto entro i prossimi 60 giorni la riasfaltatura del mando. Per quanto riguarda, ecco qui, dire cosa, togliere via una cosa rispetto a un'altra, togliere via una strada, certo, rispetto alla sanità, credo che bisogna avvicinarsi con un po' più di approccio e razionalità. La sanità è una cosa, l'ospedale è una cosa che non può precludere o eliminare altre, ma soprattutto il contrario. Sindaco, bene l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, quando il rifacimento delle strutture sportive che non vengono ammodernate da 40 anni? Hanno perfettamente ragione, sono 40 anni che non sono riammodernate. Abbiamo provato e iniziamo a lavorare su quelli che sono le varie possibilità di contributi o di sopravvenienze relativi PNRR o qualsiasi altra cosa, per cercare di dare un minimo di decoro a certe strutture
che oggettivamente oggi sono in una condizione pietosa. Sono perfettamente d'accordo, è nei nostri programmi farlo, dico con tutta onestà che per fare ci vogliono delle risorse e ovviamente dobbiamo metterle per ordine di priorità, partendo, ripeto, dalle nostre scuole. A proposito di fondi PNRR, le chiedono come mai Fossombrone non riesce a intercettarli, è così? Non è assolutamente vero, perché diciamo che il comune di Fossombrone non ha intercettato tutti quelli che si augurava di avere, ma questo credo che sia un qualcosa che non dipenda non tocchi soltanto Fossombrone, però abbiamo intercettato delle risorse che, se vuole, adesso non sono preparato puntualmente a dare una cifra puntuale, però credo francamente che abbiamo già preso risorse per oltre 600-700 mila euro. Le chiedono informazioni sul manto stradale da Piancerreto a Calmazzo, perché dicono che è necessario sistemarlo, e poi la strada provinciale all'uscita della superstrada, biglietto da visita per il prossimo giro, quando verrà richiesta la sistemazione in questo caso della provincia? Beh, sicuramente prima del Giro d'Italia, no? Visto che abbiamo l'appuntamento il 14 di maggio. Diciamo che nei prossimi 30 giorni sono stati già appaltati i lavori e diciamo che entro il 15 di aprile contiamo di aver finito l'opera. E sin dal suo insediamento però c'è da dire che avete puntato molto sulla sistemazione del centro storico, anche sulla pavimentazione, quindi non è soltanto perché arriva il Giro d'Italia, comunque avete sempre cercato di mantenere a posto questo gioiellino. Guardi, il Giro d'Italia è un evento tra i tanti che abbiamo, non dobbiamo dargli, è un evento importante, è un evento che ovviamente dà una visibilità alla nostra comunità come pochi altri potrebbero dare, però non dobbiamo focalizzarci solo ed esclusivamente su quello che è il nostro lavoro sul Giro d'Italia. La decenza, la dignità credo che debba esserci riconosciuta anche nel futuro, al di là del Giro d'Italia. La sistemazione del nostro centro storico, non perché il centro storico è il centro, ma semplicemente perché è il nostro nucleo, dal quale ovviamente partono una serie di attività, dove ospitiamo i nostri turisti e dove in realtà dobbiamo esprimere anche quello che è un enorme valore che racchiude il centro storico, anche come storicità e anche come centro nevralgico di associazione di una comunità. Vediamo anche questa mattina una foto della vostra presenza all'inaugurazione del 7° esercizio commerciale nell'arco di un anno, quindi devo dire che gli esercenti puntano tanto su Fossombrone, hanno fiducia anche nel commercio. E ci sarà, verrà realizzato anche un parcheggio? Dunque, alla prima domanda l'ingresso. Credo che Fossombrone abbia una evocazione, che è una sua storicità commerciale, quindi non lo dico io, non abbiamo nessun merito in questo. Ovviamente ha una valenza il fatto che il primo anno che si chiude in positivo il bilancio tra negozi chiusi e negozi aperti ci fa ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda quel parcheggio è abbastanza, come dire, chiaro la nostra visione, si riferisce al parcheggio dell'area vicino al nostro ex seminario, è un parcheggio strategico che può mettere in comunicazione un nutrito posto di macchine come parcheggio e metterlo in comunicazione immediatamente col centro storico. Quindi è strategico questo punto, sì. E su questo tema noi abbiamo esercitato un diritto di prelazione da concludere nei prossimi 2 anni, il quale ci dà appunto una visione e la possibilità di ridisegnare quel punto strategico estremamente importante per il nostro centro storico. Abbiamo tanti altri messaggi, ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi torniamo qua in diretta. A tra poco. A dopo.
Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Sindaco, le chiedono come mai non si è svolto il carnevale. Ma il carnevale l'ha organizzato dalle persone che quest'anno non è stato mai organizzato direttamente dall'amministrazione, sono sincero, quest'anno non so per quale motivo, che mi sta sfuggendo, non ho una risposta precisa, però gli organizzatori dell'anno scorso hanno ritenuto di non farlo. È vero che la strada di Santa Lucia, ovvero via Roma, verrà semplicemente risistemata alla meglio, togliendo i sanpietrini e asfaltando tutta la via? Beh, semplicemente è una parola che ovviamente non è idonea in questo caso, dove abbiamo previsto una cifra estremamente importante. Diciamo che c'è un primo straccio di lavori che però francamente, per rispetto di chi abita lì, che domani o dopodomani incontrerò, vorrei che prima lo sappiano loro piuttosto che, con tutto il rispetto, dirlo agli altri, no? Certo. Le chiedono invece per la pavimentazione dal comune al semaforo del ponte, anche questa è prevista? Dal comune al semaforo del ponte. Al semaforo Stiamo del ponte, parlando che... sempre di via, credo sia sempre via Roma. Dice sempre lì. Visto che l'interesse dell'amministrazione comunale per gli investimenti, che fine ha fatto l'Ufficio Europa? Lo stiamo facendo, stiamo andando avanti con una convenzione tra diversi comuni, nella quale dentro dovremmo anche dare corpo a questo ufficio, che per 3.000 ragioni potrebbero essere interessante e proficuo per una serie di comuni che sono limitrofi a Fossombrone. È stata creata, dicono, la pagina Fossombrone Città Felice, ne stavamo parlando poco prima di andare in diretta, però un telespettatore chiede: ma che cosa c'è di nuovo per essere felici? Innanzitutto pensare che possiamo essere felici, no? È una questione che alla fine io ritengo che non ci sia nessuna formula, nessuna alchimia per renderci a tutti felici, però un buon principio è pensare che siamo in una cittadina bella, una cittadina piacevole, e in qualche maniera riuscire a intercettare il positivo prima ancora di essere sempre critici. Questo è un qualcosa che ci contaminerà, ritengo, e ci fa sentire un po' più fieri e un po' più orgogliosi di appartenere a Fossombrone. Lei tra l'altro ha fatto fare una sorta di radiografia al territorio, perché c'è stato uno studio molto dettagliato a cura dell'ISTAO che poi lei ha regalato a Fossombrone. Ecco, qui è emerso tra i vari dati che c'è un decremento della popolazione, in 40 anni c'è stato un calo addirittura del 9%. Che cosa si può fare secondo lei? Beh, innanzitutto purtroppo questo è un problema che ahimè non riguarda solo Fossombrone ma tutti i centri dell'entroterra. Cosa si può fare? Cercare di rendere una città più vivibile, più piacevole, e anche in qualche maniera dare delle opportunità di vivere una vita migliore. Nelle piccole cose non possiamo pensare di stravolgere o vedere cose impensabili, però cercare con un insieme di piccole cose, e noi come amministrazione la prima cosa che dobbiamo fare è sapere ascoltare e sapere intercettare i desideri possibili dei nostri cittadini. A proposito di riqualificazioni, ci sarà un intervento anche per i giardini pubblici di Viale Cairoli. Parlavamo prima appunto di degrado, di vari interventi, e sono stati aggiudicati i lavori di recupero, di riqualificazione. Se mi permette, non ho risposto alla prima domanda, vorrei a proposito di Stau, che poi abbiamo parlato, sì, è uno studio che abbiamo fatto, semplicemente per cercare di capire fra 10 anni quali saranno le necessità dietro questo studio, qual è l'evolversi di una cittadina come Fossombrone, al fine che i nostri sforzi e i nostri investimenti in qualche maniera abbiano una visione temporale a 10 anni e non, come spesso succede, ahimè, che senza questa visione, e non è grazie a questo studio ne abbiamo certezza, però perlomeno ci siamo avventurati verso questa corrente di pensiero nell'interpretare qual è la cosa più giusta per i prossimi 10 anni, che sia più attuale e che serva alla nostra comunità nei prossimi 10 anni, al fine di non sperperare e di non sprecare le energie
in denaro certo. per qualcosa che poi resta lì finalizzato a se stesso. Poi lei l'ha sempre detto, non è un politico e di certo non si sa se sarà il suo futuro, eppure ci tiene appunto a far sì che Fossombrone possa essere più amata, più vivibile. Questo studio ne è un esempio. Ma è il motivo per cui ho fatto il sindaco. Poi se sono così bravo lo vedremo il tempo, però il motivo per cui lo faccio è soltanto questo, non ce ne sono altri. È quello di dare alla mia comunità, che mi ha dato tanto, una parte di lavoro che sto dando al fine di che la mia comunità viva sempre meglio. Dicevamo di questa riqualificazione dei giardini pubblici di Viale Cairoli, ma anche le fontane, insomma cercate piano piano di fare una bella riqualificazione di tante cose della città di Fossombrone, tanti luoghi, tanto monumenti. Tanto per essere onesto, nella sistemazione dei giardini di Via Cairoli, diciamo che posso avere tanti difetti, non certo quello di vilantare cose che non sono nostre. È un progetto che era partito, credo 10 anni fa, sul quale è stato richiesto un mutuo dal comune, gli è stato erogato, ha finito di pagarlo, ma i lavori non erano partiti, quindi è legato soltanto, a quello. È soltanto quello. Un lavoro previsto 10 anni fa che in qualche maniera abbiamo dato avvio. Quindi questa è la fontana di Piazza Mazzini, ovviamente è quello sì. che mi ha chiesto, no? Sì. È un pezzo storico della nostra città che inizieranno i lavori fra poco di riqualificazione, affiancati anche da una illuminazione di questa piazza che secondo me, di fatto lo è, una delle sicuramente la più bella piazza di Fossombrone, quindi riqualificarla credo che sia doverosa. Ci sono ancora al lavoro i percettori del reddito di cittadinanza, sindaco? Certo che ci sono, con estrema sorpresa le persone più positive sono quelle che in realtà ci danno una mano svolgendo questi lavori. Abbiamo scoperto, sentendo anche chi ha occasione di lavorarci insieme, che sono un'esperienza estremamente positiva, bella, e sulla quale ovviamente a dimostrazione che non è un qualcosa per far ripagare o far espiare le colpe a qualcuno che non ne ha solo perché prende il reddito di cittadinanza, ma la collaborazione fra tutti credo che sia riqualificante per tutti e sia anche un qualcosa che lascia della positività, lascia un momento di dignità che tutti ne abbiamo bisogno e di tutti gioiamo per questo, no? È stato risolto anche il problema delle case di proprietà del comune, degli appartamenti, quindi avete consegnato le chiavi, avete risolto questo problema? Sì, risolto del tutto no, abbiamo iniziato questo processo nella riqualificazione da una parte di questi ambienti, ma soprattutto da un censimento preciso, da una gestione ordinata che francamente aveva bisogno quindi di una graduatoria, no? Con tutti i vari indicatori. Una graduatoria, ma soprattutto proprio un censimento che è stato erano, cosa e chi potevamo metterci dentro e quante persone ognuno e in che gradi erano di degrado ogni singola abitazione. È un processo che abbiamo già iniziato, abbiamo portato a casa anche qualche risultato, sul quale ovviamente c'è ancora del lavoro da fare, ma che non abbiamo, anzi abbiamo la certezza di continuare a farlo nel migliore dei modi. Allora, parlano di nuovi negozi, ma il centro è sempre più vuoto, le risulta? Beh, io la conta persone non ce l'ho dentro, diciamo che non vedo uno svuotamento di questo centro storico, quello che possiamo fare è dare iniziative sempre più frequenti, e dargli un po' e cercare di dare, in questo caso grazie anche all'aiuto di queste nuove aperture di negozi di cui sono andato anche stamattina a due che hanno aperto domenica, credo che sia un
così, un pensiero, un trend che ci aiuti a, a riportare le persone al centro e farli passare un momento piacevole, non solo per venire a fare la spesa, ma in un posto dove vale la pena stare e passare qualche ora. Ambulanze più veloci e moderne per il 118 di Fossombrone, automedica. Quelle presenti sono datate e chilometrate. È possibile intervenire, Sindaco? Io, ad esempio, sull'automedica credo che sia stato, anche nel momento in cui non ero sindaco, sono stato tra quelli che voleva promuovere, dando anche un aiuto economico a 118 per avvalersi di automedica come fanno in tanti posti in Italia, no? Sì. Poi il motivo, senza entrare nel merito, che non ho le conoscenze, come dicevo prima, la cosa non ha avuto un seguito, quindi prendo atto, ma certo è che avere ambulanze sempre più efficienti, è anche facile dirlo, è un bene per tutti, certo. Su questo non c'è dubbio. Cambiamo decisamente argomento, per la quadreria Cesarini sono pronti i 370.000 euro, in che cosa interverrete? Ma soprattutto sul tetto, che detto in maniera molto banale, sta piovendo con delle opere dentro, abbiamo bisogno di metterle in sicurezza, quindi il lavoro principale sulla riqualificazione, l'isolamento del tetto, cosa che è improrogabile, dobbiamo farlo quanto prima, ma credo che sia questione ormai di pochissimo tempo. Siamo quasi alla fine, Sindaco, però vorrei parlare con lei anche di turismo, di eventi. Intanto Fossombrone ha celebrato anche il Duca di Urbino, Federico da Montefeltro, a 600 anni dalla nascita. Le iniziative sono concluse o ce ne sono delle altre? Ce ne sono altre, ce ne sono altre, perché ovviamente fino alla chiusura di questa celebrazione saremo presenti. Quindi ci sarà un susseguirsi di attività proprio a ricordo che Fossombrone è una delle città per il Duca molto più vicine, oltre ovviamente a Urbino, e quindi ha anche l'obbligo di avere un peso in queste celebrazioni adeguato. Velocemente, perché abbiamo pochi minuti, le dicono: credo che il comune di Fossombrone dovrebbe mettere nelle facciate dei beni culturali più rilevanti un'insegna con data di edificazione e breve spiegazione storica dell'edificio, come succede anche in altri borghi. E poi, un anno fa, visto che la porta era già stata aperta da vandali, sono entrato nel convento dell'Annunziata e ho visto uno spettacolo rivoltante, il chiostro completamente avvolto da rove ed erbacce. È ora di intervenire in questo complesso quattrocentesco, anche chiese abbandonati da decenni. E per quanto riguarda il primo tema sulle le insegne, sulle... Sì. Sono perfettamente d'accordo. Sì, sono perfettamente d'accordo che ci siano decenni storici che riconducono alla struttura stessa. Per quanto riguarda la Santa Annunziata, in realtà lo era. Abbiamo già insieme con l'intendenza pensato di ripulire, grazie anche all'aiuto di collaboratori volontari, abbiamo ripulito tutte le erbacce, ma mi corre anche l'obbligo di dire che ci sono già stanziati delle risorse per la riqualificazione di questa struttura, che veramente abbiamo potuto vederlo e visitarlo anche con l'intendenza, okay, la sovrintendenza alle belle arti. Con la dottoressa Cecilia che è la Caro Rosi, che è la sovrintendente della Regione Marche, ed è rimasta stupita anche lei dalla bellezza di questa struttura, e quindi diciamo che c'è anche un progetto come, non solo come riqualificazione, ma come usare poi una struttura una volta qua riqualificata. Sì. Quindi ed è un progetto che stiamo studiando insieme con l'Università d'Urbino.
Monti delle Cesane, abbiamo, e dico abbiamo perché sono di Fossombrone, le Cesane con un grande potenziale a livello turistico, ci sono dei progetti a riguardo, il messaggio però prosegue, visto che sono conosciute a livello nazionale per la disciplina mountain bike, ci saranno dei progetti specifici per questa disciplina, poi bisogna anche trovare una soluzione tra ciclisti, pedoni, funguaioli, tartufai, perché il monte è uno e le persone sono tante. Ha perfettamente ragione, ha toccato un punto sensibile. È un punto dove stiamo guardando intensamente. Noi abbiamo presentato alla Regione Marche un progetto di acquisizione della Baita, al centro, che è un posto fantastico, al centro delle Cesane. L'acquisizione della Baita non dovrebbe servire solo ed esclusivamente a un luogo recettivo, ma anche a un punto di incontro dei tre comuni proprietari delle Cesane, vale a dire Urbino, oltre che a Fossombrone, e Isola del Piano, e l'acquisizione di questa baita verrà fatta da tutti e tre i comuni in modo tale da che questa struttura sia anche un punto da dove gestire un patrimonio così importante come le Cesane, organizzarlo e gestirlo al meglio al fine che non sia un territorio del primo che arriva. Per migliorare la viabilità del lunedì mattina, quando è presente il mercato, non si potrebbe spostare qualche bancarella nel parcheggio della Buca, che rimane in ogni caso vuoto, perché non usufruibile in quanto non accessibile appunto per via delle bancarelle? Ma adesso su questo tema magari ci riflettiamo, ne parlo anche con chi di competenza, vedremo eventualmente, però comunque credo fondamentalmente che il lunedì mattina il parcheggio, così lo dico come riflessione immediata, la Buca credo che sia un posto dove poter parcheggiare le persone che arrivano al mercato, quindi è già occupata, però comunque a prescindere daremo e valuteremo anche questa ipotesi. Le chiedono se il campo sintetico di Fossombrone verrà sistemato perché è in condizioni pessime. Vede, noi abbiamo su questo tema preciso che sia in condizioni pessime, io ne prendo atto, ho anche sentito che ci sia la necessità di una riqualificazione in quell'area, anche questo lo proverò a parlarne con chi di competenza, con chi si occupa di tutti i servizi sportivi, ma credo anche che ci siano già dei pensieri in merito sul tema. Ci stanno arrivando tanti messaggi, però siamo in chiusura. Vorrei chiudere con lei con questo. Semplicemente un grazie per l'impegno dimostrato fino ad ora. Siamo certi delle sue capacità e dei risultati che riuscirà a conseguire. La grinta non le manca e dunque avanti tutta. Speriamo che non sia qualche familiare o qualcuno che così mi vuole anonimo, particolarmente bene. È anonimo, noi non sappiamo, bene. Ma dalla foto grazie. Mi sembra una persona molto grazie. Giovane. Grazie, grazie a lei per essere stato qua. Grazie, grazie. Saluti a tutti. Grazie anche ai nostri telespettatori, un ringraziamento anche a Riccardo Sore e Cristiana Guerra in regia. Domani mattina l'appuntamento con l'informazione è insieme a Massimo Foghetti alle 7 con la lettura dei quotidiani. Buona serata.